Non siamo dei privilegiati, siamo lavoratori! A chi in questo periodo ti sta sciacquando la bocca con i proclami, con gli slogan, con l'occupazione, che noi siamo lavoratori alla stregua e alla pari degli altri! Questo paese, tutti devono capirlo, non si può permettere 1600 famiglie sul lastrico! Cosa fa in Italy? Assistente di volo. Da quanto tempo? Da 11 anni. Penso che ognuno di noi si ricordi il momento esatto in cui è arrivata la comunicazione aziendale con una mail. Ci hanno ringraziato di tutto il lavoro fatto e dell'impegno. Cari saluti. È finita così. Siamo tutti in una bolla, stiamo tutti insieme perché a casa non è possibile stare da soli. La famiglia? No, peggio. Cioè non so se è meglio o peggio. Adesso che cosa farà? Non lo so, noi speriamo che qualcosa cambi, perché non vogliamo credere che due investitori del genere ci abbiano lasciato così. Però per ora non abbiamo ammortizzato il sociale, non abbiamo niente. Siamo un'azienda in liquidazione e dobbiamo aspettare. 1500 licenziamenti, ma... sono dei licenziamenti che non ci sarebbero dovuti essere, perché Air Italy è una società di trasporto aereo detenuta per il 51% dal fondo ACFED che fa capo al principe Karim Aga Khan e per il 49% a Qatar Airways, quindi un colosso economico di dimensioni inimmaginabili che a un certo punto, senza tentare di risollevare un'azienda che si stava zoppicando ma che si era tentata di rilanciare soltanto 2 anni fa, decide di abbassare la serranda e licenziare tutti i dipendenti, e lo fa in una maniera inaspettata, senza coinvolgere le istituzioni che tempo addietro l'avevano aiutata e sostenuta, senza nessun tipo di mediazione con le rappresentanze sindacali e con i rappresentanti dei lavoratori. Insomma, il sentore che qualcosa non andasse era nell'aria. Non ci immaginavamo, nessuno si immaginava che potesse finire così. È stata un'escalation di eventi che sono avvenuti veramente nelle ultime ore. Io ero programmato per un volo che doveva partire lunedì pomeriggio, e praticamente mentre mi stavo recando in aeroporto ho ricevuto la telefonata, io come altri colleghi che erano impiegati con me su quel volo, dai nostri colleghi dell'ufficio turni, alcuni di loro in lacrime, che ci dicevano che il volo era annullato e insomma la compagnia non volava più. Aspetto con ansia veramente il momento di avere la mia fase di crollo, non ho avuto ancora modo di elaborare, perché sono sempre travolto continuamente in questi ultimi 3 giorni, 4 giorni, da 10.000 informazioni, quindi non mi sono soffermato un attimino a pensare e non ho avuto la mia fase down. Spero di averla in questo weekend, perché da lunedì bisogna rimboccarsi le maniche e bisogna trovare una soluzione.